l'altro comunque bisogna dare un benvenuto e anche assicurare che tutti noi siamo venuti a fare anche il sud, una grande accoglienza a chi viene da fuori regione. Ci sono parecchie presenze che vengono da fuori regione, che hanno fatto un cammino abbastanza lungo, che stanno qui certamente perché voi nell'allenare nei gruppi di lavoro porteranno un contributo fondamentale, proprio perché questo nostro momento è un momento di analisi, ma anche di assunzione ulteriore di responsabilità. Noi non siamo ancora a fare la lista delle lagnanze, siamo ancora a fare analisi e riprendere con grande entusiasmo e forza la voglia di lottare. Dicevo che è importante capire anche il contesto, perché non siamo abituati a fare appunto congressi pseudoscientifici o meramente accademici, ma se stiamo in questo posto lo ribadisco per farlo, così come può succedere se andiamo in un'altra parte dell'Italia. Motivo per cui voglio rimarcare, questo diventa un congresso permanente, perché le tematiche che abbiamo messo sul tavolo e in questi giorni sono tematiche che noi necessariamente riprenderemo anche in tappe successive. E non sull'onda dell'emergenza, ma della consapevolezza che quello che stiamo facendo serve comunque a noi, come dice Marco Caro. Partecipazione uguale assenza di malattia, ovvero sia partecipare è una condizione fondamentale perché si parli di salute, cominciando anche da quello individuale. Consapevole che tra l'altro non stiamo parlando veramente solo di stili di vita personale, stiamo parlando anche di quella medicina che deve essere, come diceva Marco Caro, preventiva, sociale, collettiva e umana, quindi deve avere queste caratteristiche. Motivo per cui anche siamo consapevoli che quelle associazioni che io ho detto prima, frammentate, che partono dal disagio, dalla malattia, sono quelle realtà in cui sono le energie, le esperienze, gli esperti per dire cosa fare perché non succeda più, o cosa fare per ritessere quel filo delle relazioni umane che sono alla base della lotta che dobbiamo fare a chi fa mercato sulla salute delle persone. Come diceva prima Enrico, c'è la questione ad esempio del rapporto tra l'analisi sugli infortuni, incidenti sul lavoro, sulla mortalità legata al lavoro e quello che è poi la sanità, no? Non viene fatto, non viene fatto non perché qualcuno vuole fare economia, ma perché non i costi rispetto a una maggiore attenzione ambientale sono costi che dovrebbero assumersi tra virgolette chi gestisce le fabbriche e via discorrendo, no? Devono essere sempre i cittadini, le persone, invece a farsi carico sino all'estrema conseguenza dei costi di chi fa profitto sulla pelle delle persone. E qui significa che dobbiamo stare attenti che parliamo appunto di salute e non veramente del servizio sanitario, perché quando si dice i fondi in Italia, no? La preoccupazione nostra delle stracchiate lettere sui fondi non solo quelle destinate alla sanità, ma alle politiche in generale, perché se pensiamo alla disabilità, se non c'è un'attenzione alla politica dei trasporti attenti alle persone con disabilità, no? Potremmo avere in linea teorica i migliori servizi di riabilitazione e non avere un tessuto sociale di vita. Io chiedo scusa per quelle barriere architettoniche che qui ci sono pure in questa struttura, tanto per capirci, nonostante si è cercato anche di annullarle, no? Ma attenzione, ribadisco, noi potremmo avere da un'altra parte il miglior chirurgo, ma in realtà interviene su quello che è un effetto patologico in condizioni di rischio che non si va ad affrontare. Allora il meccanismo vizioso di una attenzione sanitaria, ma non alla salute, ma alle prestazioni fino a sé, portano poi dopo a ricordare l'efficientismo, il discorso delle prestazioni che poi andiamo a finire in giro per il mondo, adesso è possibile accedere alle prestazioni anche all'estero, no? Adesso c'è gente che va per la questione del problema legato alle patologie
carattere dottoriale va, se non sbaglio, in vaniglia, perché costa poco, qua siamo a un livello veramente catastrofico nel modo di approcciare alle problematiche della salute. Per cui ogni intervento che andiamo a fare oggi è un intervento che parte certamente da esperienze, nessuno di noi è abituato a ragionare a tavolino, e che nel corso anche delle giornate saprà anche esponere quello che deve essere un percorso virtuoso nostro, proprio per ricomporre il mondo. È un grande sforzo anche di umiltà, se vogliamo, non è che noi dobbiamo reinventarci un nuovo movimento, noi dobbiamo semplicemente cercare di essere coerenti con quello che ci stiamo dicendo da anni. Ultimamente ho partecipato a un lavoro con tante associazioni. Veramente la rappresentazione che spesso danno le associazioni di sé è una rappresentazione che diventa quasi ridicola, no? A volte una grande anche litigiosità all'interno, in alcune situazioni, a fronte anche di situazioni in cui si cerca di stare tutti insieme, che non aiuta assolutamente ad affrontare il problema. Piccoli spazi, appunto, che ognuno si tiene, dicendo di rappresentare un universo che in realtà non è rappresentato, e non ricompone quello che è il percorso di salute che noi sappiamo che ogni territorio deve essere dato. Ecco, questo è un punto di riferimento fondamentale. Io spesso dico che in sanità, adesso lo voglio dire se per fare contendenza, ci sono anche troppi soldi. Se io penso alle truffe in sanità, non solo la mala sanità, ai quartieri che girano, a una assistenza farmaceutica ma anche a una diagnostica che nulla ha a che fare con la salute dei cittadini, alla cosiddetta inappropriatezza, anche qui, altra parola bestemmia, si dice che in Puglia il 50% delle prestazioni è inappropriate. E che significa? Significa che nel 50% dei casi non solo si fa la cosa giusta, ma si fa anche male. Il costo di questa operazione, che cos'è, uno spreco, uno sperpero, è un fatto casuale, è fisiologico, guardate che è pazzesco tutto questo. Quando ci sono i soldi, se uno chiede tecnologicamente una sedia a rotelle che sia conforme alle esigenze, o uno chiede un paio di scarpe per problemi legati alla disabilità, non ci sono i soldi, devi consumare prima quello che c'hai, non ci sono mai i soldi. Allora, lo sport che hanno i signori della politica, spesso a ragionare su tagli di fondi, adesso voglio essere polemico con nessuno, è uno sport che a me mi appassiona molto poco, vorrei uno sport un po' diverso. Quello che dice ai signori medici, ai dirigenti e così via, di uscire fuori dalle sabbie mobili delle loro complicità che si muovono anche sui livelli contrattuali. C'è un mondo che si deve interrogare fortemente, che non può chiamare in gioco le associazioni, solo quando sono messi in crisi alcuni aspetti di natura veramente contrattuale. Lo dico con durezza, perché se c'è qualcosa che manca, medicina democratica sono i medici democratici, è un movimento noto per la salute. In realtà quello che manca oggi è proprio un livello di interfaccia che era a suo tempo potente, che potrebbe essere ancora oggi, che è un rapporto con medici o persone che stanno in sanità che non si preoccupano della medicina difensiva, di essere attaccati, della mala sanità e così via, ma si mettono in gioco fortemente e dicono delle verità sacrosante, quello che succede oggi, ogni santo giorno, nelle corsie e nei territori. Oh, questo deve essere detto. Io vengo a tutta quella montagna di denaro che viene dato, ripeto, in prestazioni aggiuntive, nei sistemi cosiddetti pregnanti, nelle cosiddette indennità, che sono una bestemmia sulla pelle delle persone. Abbiamo il coraggio di dirci o sì o no? Che su questo bisogna fare chiarezza. Si è fatto il deserto, si è fatto il deserto in sanità, precarizzando i livelli bassi, no? Anche facendo fuoriuscire al Servizio Sanitario Nazionale, mentre abbiamo i signori dirigenti a tutti i livelli, che restano lì, l'unico ruolo che dovrebbero avere è quello di far bilanciare il tutto, non in termini di spesa. Su questo non ci possiamo più stare. Allora, vengono fuori le persone al mondo della sanità, soprattutto rilegano quello che diceva Marco Caro quando parlava di facoltà di medicina capovolta, di tutte le facoltà di psicologia del capovolta, quello che dice che all'inizio
bisognerebbe fare un bagno nei quartieri, nei luoghi in cui si lavora, in cui si produce danno, rischi alla salute. Lì c'è la lezione vera, non quella ex cattedra. Lì si imparerebbe, no? Sostanzialmente. Tutto questo deve essere fatto, se noi non andiamo da nessuna parte. Io ancora aspetto uno sciopero dei medici, non sto parlando delle eccezioni dei medici o altro, sto parlando in un carattere un po' più generale, dei medici che dicono che il loro territorio, loro scioperano per condividere, perché non possono fare una stazione con una modalità diversa di comunicazione, perché ad esempio non bisogna fare il piano traffico, perché non bisogna aprire con la centrale a troppo gas, perché non bisogna fare l'inceneritore, perché non i comunicati hanno un potere enorme. Se vogliono, ti posso bloccare l'intero paese. Scordano la battaglia per l'articolo 32 della Costituzione in certi momenti in cui c'è un problema di vertenzialità contrattuale, dopodiché sono scordati. Lo dico con durezza, escano fuori, che si chiamino, democratica, medicina democratica, Gesù Bambini, basta. Escano fuori tutti quanti. Su questo vedo che c'è un appiattimento, c'è un livello di connivenza con certi poteri e con certi affari. Io vi capisco da come case farmaceutiche. Ecco, queste questioni sono questioni pesanti, soprattutto in questo territorio, quello che dice, ma penso a prove. Dobbiamo recuperare anche quella quota di denaro dei cittadini, che è dei lavoratori, che va sperperato nella cosiddetta sanità. Il servizio sanitario pubblico è la parte più pulita del servizio sanitario nazionale, ma se non recupero questi aspetti rischia di dare spazio anche a chi vuole privatizzare ulteriormente, perché è già privatizzato in una parte non indifferente, tanto per capirci, che poi il pubblico privato, questo privato sappiamo benissimo che manco esiste, è accreditato, becca qua fino di qua di là in maniera tranquilla. Io adesso quindi comincio a dare la parola a chi ha chiesto di intervenire, sono